Un 48enne algherese è stato arrestato dalla polizia e in un magazzino del centro storico è stato trovato un notevole quantitativo di droga. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Sassari. Intanto incidente stradale nella notte, un giovane algherese ha travolto un cavallo che si è trovato davanti sulla strada. L'animale è morto. Non si placano le critiche all'amministrazione Lubrano e alla maggioranza di centrosinistra, sono numerose le questioni aperte che vedono piovere pesanti attacchi alle scelte del governo cittadino, dagli incarichi di sottogoverno fino all'affidamento diretto del sito del comune, intervista col consigliere Gavino Tankis che difende le posizioni del PD rispetto agli alleati di sinistra. C'era anche l'algherese Chiara Carboni tra i 25 studenti italiani che lunedì hanno ricevuto a Roma al Quirinale dalle mani del Presidente della Repubblica il prestigioso riconoscimento di Alfiere del Lavoro. Abbiamo intervistato la giovane studentessa, spazio anche allo sport con basket e golf. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, come avete sentito dal nostro sommario. Operazione della polizia che ha arrestato un 48enne algherese. L'uomo è stato fermato nella sua attività nel centro storico. Durante una perquisizione in un magazzino è stato rinvenuto alcuni bilancini di precisione. Oltre mezzo chilogrammo di cocaina e oltre un etto di hashish. Dal commissariato di Via Kennedy è stato trasferito nel carcere di Sassari, dove ha disposizionato posizione del magistrato il dottor Giovanni Porchetto nella giornata di ieri la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Alghero ha tratto in arresto BP, queste le iniziali di un 48enne algherese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di stupefacenti. Le indagini avevano messo in luce che nel centro storico di Alghero, lungo la via Gioberti, all'interno di un locale adibito a deposito di bombole del gas, vi fosse in atto da tempo un'attività di cessione di sostanze stupefacenti. L'arrestato è risultato frequentato da persone che acquistavano la droga. Nella mattinata di ieri, come detto, dopo aver atteso il ritorno dell'uomo presso l'attività commerciale, la squadra di polizia giudiziaria ha fatto irruzione all'interno del deposito e a seguito di una perquisizione ha rinvenuto alcuni bilancini di precisione, oltre mezzo chilogrammo di cocaina ed oltre un etto di hashish. Lo stupefacente sequestrato, destinato al mercato locale, avrebbe potuto fruttare circa 70.000 euro. Il 48 è stato quindi tratto in arresto e condotto nelle città di sicurezza del commissariato per essere poi trasferito nella casa circondariale di Sassari dove rimarrà a disposizione del magistrato competente Giovanni Porcheddu. È sempre per la cronaca, vi riferiamo ora di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla strada dei due mari. Un algherese di 21 anni, mentre si trovava a percorrere l'arteria in direzione Alghero, si è trovato di fronte a un cavallo che le ha praticamente sbarrato la strada. L'impatto è stato fortissimo: l'auto del giovane, una Volkswagen, è andata praticamente distrutta nella parte anteriore. L'animale purtroppo è morto sul posto dei soccorsi, anche un veterinario, e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, quello avvenuto ieri notte intorno all'una e 10 sulla strada provinciale dei Due Mari, nel tratto tra il ristorante Villa Loreto e il ponte sul Rio Barca. Un giovane 21enne algherese, mentre si trovava a percorrere l'arteria in direzione Alghero, si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da un cavallo. Il conducente non è riuscito ad evitare l'impatto che è stato davvero forte. L'auto, una Volkswagen Fox, è andata distrutta nella parte anteriore e anche superiore. Fortunatamente il giovane alla guida dell'auto, nonostante ferite e contusioni, visto il duro impatto, non è in pericolo di vita anche se si trova ricoverato all'ospedale. Purtroppo l'animale, che forse è scappato da un terreno circostante, è morto. Sul posto sono intervenuti la polizia, un carro attrezzi per portare via l'auto gravemente danneggiata, i vigili del fuoco e anche un veterinario che si è occupato dell'animale che si trova ancora sul luogo dell'incidente, privo di vita, anche se non si è potuto risalire alla proprietà, perché il cavallo, da informazioni non era provvisto di microchip. Comunque la polizia del commissariato di Alghero, che si è occupata dei rilievi, continuerà anche le ricerche per risalire alla proprietà dell'animale. La politica non si placano le critiche all'amministrazione Lubrana, alla maggioranza di centro-sinistra, sono numerose le questioni aperte che vedono piovere pesanti attacchi alle scelte del governo cittadino, dagli incarichi di sottogoverno fino all'affidamento diretto del sito del comune. Intervista col consigliere Gavino Tankis che difende le posizioni del PD rispetto agli alleati di sinistra. E apriamo la nostra pagina politica proprio con l'intervista di questa mattina con il consigliere comunale dei Democratici è avvenuto anche il consigliere comunale del PD da questa settimana anche nel consiglio d'Amministrazione del parco. Un periodo travagliato che alla fine è sfociato in questa indicazione, anzi, elezione dell'Assemblea del Parco. Beh, sì, diciamo che in buona sostanza sono anche soddisfatto, benché ovviamente la richiesta del Partito Democratico non fosse quella del CDA, ma fosse quella della Presidenza, che il Partito Democratico continua a rivendicare. Ehm, sì, eh, diciamo che l'Assemblea. Di due giorni fa ha sostanzialmente acclarato delle posizioni anche politiche e il Partito Democratico ha intrapreso una lotta finalizzata alla riduzione, anzi, o meglio, all'azzeramento totale degli monumenti. C'è stata una proposta sia del Sindaco Lubrano che sua. Alla fine è stata votata la sua. Guardi, sì, eh, le dico la verità: non c'è stato nessun accordo, eh, però ovviamente eh, è un dovere che ci sentivamo soprattutto nei confronti dei nostri eh, concittadini. Eh, siamo noi politici che dobbiamo dare il primi, per primi l'esempio, e quindi siamo noi che dobbiamo ridurci gli emolumenti, semplicemente perché a mio avviso rappresentare la, la città eh, è già abbastanza pagante. Voi avete parlato proprio di un taglio di tutti gli emolumenti, dunque anche del sindaco, presenza del Consiglio e poi delle partecipate, che è un argomento oggi molto, molto in voga. Beh sì, non è che si possa fare una battaglia a compartimenti stagni, la battaglia è globale del Partito Democratico, un Partito Democratico che nell'ultimo periodo è stato trattato male anche dagli alleati dicendo che noi eravamo attaccati alle poltrone. Beh questo è stato per noi il segnale più forte. Eh, contro coloro i quali sostenevano e i quali, ovviamente, naturalmente oggi si devono ricredere. Il Partito Democratico voleva esercitare i ruoli, eh, non è sicuramente attaccato ai compensi, non è interessato ai compensi. Quindi, il Partito Democratico continuerà la battaglia finalizzata all'abolizione di tutti gli emolumenti, non solo dell'ente parco, ma di tutte le partecipate, quindi Seccal e STO Società in House. Ed è un periodo tempestoso per l'amministrazione e la maggioranza di centrosinistra. Alla guida di Alghero, ogni giorno c'è un nuovo caso da registrare. Le nomine alla società partecipate hanno scatenato una serie di reazioni, tra cui quella del geometra Mario Gesuino Brau, che ha inviato una lettera a tutti i mezzi di informazione per rendere nota la sua posizione molto critica nei confronti del sindaco Lubrano. Gli scrivo con la presente perché mi sento più umiliato che offeso di aver appreso dai mezzi di informazione che alla presidenza di Inaus è stato nominato un suo Carissimo amico, nonché supporter della sua campagna elettorale. E pertanto mi domando: era proprio il caso di sbandierare 420 questa sua mili, millantata trasparenza, chiedendo pubblicamente dei curriculum professionali? Se poi aveva già in mente di distribuire a suo piacimento l'incarico ai inausa alla Secale e al Parco Terrestre di Porto Conte? Lei non ha offeso soltanto chi ha creduto per un attimo alla sua ostentata trasparenza, inviando ingenuamente. Purtroppo devo constatare con amarezza e anche vergogna di essere caduto in. In questo suo meschino raggiro continua Brau il curriculum professionale ma ha offeso e mortificato l'intera città di Alghero, così il geometra Brau che poi conclude: lei nonostante la sua roboante campagna elettorale l'insegna del nuovo che cambia, con questa sua azione nel nominare tutte persone facenti parte del suo entourage elettorale ha dimostrato che non solo non è diverso dai sindaci che l'hanno preceduta e da lei alquanto criticati, ma con questa volgarissima azione si è dimostrato anche peggio di loro, chiude. E pare finirà in tribunale la questione della realizzazione del sito internet del comune di Alghero. La giunta a Lubrano ha prodotto una delibera che cita l'azienda la quale nel suo sito ha già pubblicato da giorni di aver ottenuto l'incarico. Sentiamo la nota del Circolo Popolare Europeo su questa vicenda. Un brutto inciampo quello della giunta Lubrano che ha affidato la realizzazione del portale internet del Comune di Alghero ad un'azienda dell'Aquila con delibera di giunta. Così Lina Bardino, presidente del Circolo Popolare Europeo, interviene sul caso relativo all'affidamento diretto con delibera di giunta Lubrano alla realizzazione del sito internet del Comune. Un atto gravemente viziato, assolutamente illegittimo, che emana effluvi di rilevanza penale, e espropria il dirigente delle sue competenze e assume una decisione che impressiona anche per l'inopportunità di affidare senza gara un servizio che tante imprese algheresi avrebbero potuto realizzare. Una delibera difesa dal sindaco che, dopo le prime rumorose proteste, interviene precisando che la scelta è legata alla tipologia, ovvero alle caratteristiche necessarie ad un sito come quello del comune di Alghero, diverse da quelle relative, ad esempio, a ad esperienze legate all'e-commerce oppure al booking online per strutture e servizi ricettivi. L'idea, soggiunge, è stata quindi quella di guardare il curriculum di un'azienda specializzata. Oggi, continua Labardino, arriva la smentita di un assessore che con alcuni salti mortali carpiati cerca arditamente di sostenere la tesi che la delibera non ha forzato le maglie della legge e non ha previsto un affidamento diretto ad un'azienda dell'Aquila. Probabilmente non si era veduto della replica del sindaco e soprattutto del fatto che la predetta azienda sul suo sito aveva già annunciato di essere stata prescelta dal Comune di Alghero per la realizzazione del sito stesso. Insomma, un brutto pasticcio che non depone a favore della chiarezza amministrativa e pone sotto un grigio cono di luce la giunta Lubrano. Unica via d'uscita, conclude Labardino, è ammettere onestamente il grave errore fare una selezione fra le non poche imprese algheresi che hanno dimostrato di avere la capacità di fare cose anche più complesse. Gli algheresi hanno il sacrosanto diritto di non essere presi in giro. Questa sera a Sassari presso il Teatro Verdi alle ore 21 si terrà la prima dello spettacolo multimediale The Secret Life of Parks con le immagini dei parchi della Sardegna e della Corsica e le musiche dal vivo di Enzo Favata, Marcello Peghin, Danilo Gallo e Ottigandi. Si tratta di un vero e proprio concerto multimediale nato da un'idea di Vittorio Gazzale, direzione artistica di Enzo Favata, una produzione di Isola dei Suoni per il Parco regionale di Porto Conte nell'ambito del progetto comunitario COREM in collaborazione con i parchi della della Maddalena e di quello regionale della Corsica, riserva naturale delle Bocche di Bonifacio e della provincia di Sassari. Con le straordinarie immagini di Mauro Sanna, Paolo Porcheddu, Mirko Ugo, Roberto Barbieri, Giampiero Mulas, Gabriele Doppio, l'ingresso al concerto è libero. Ma ora sentiamo le interviste sull'evento. Si tratta di uno spettacolo multimediale che giunge a conclusione di un percorso estremamente articolato che ha visto tutti i parchi della Sardegna e della Corsica collaborare su vari aspetti. Eh, uno in particolare al quale teniamo molto è quello dell'educazione ambientale, all'interno della quale abbiamo appunto creato dei programmi comuni tra Porto Conte, Asinara, Maddalena, Bocchi di Bonifacio, Parco Naturale Regionale della Corsica, e, mh, con questo spettacolo, abbiamo cercato di trovare un, uno strumento accattivante che, in qualche modo, potesse permetterci di comunicare meglio, in maniera più accessibile, appunto, questi, questi percorsi. Per questo, abbiamo affidato questo compito abbastanza impegnativo ad un artista, un musicista eh, con i suoi collaboratori e a dei fotografi e video che collaborano eh, comunemente con, con i parchi e quindi è nata questa, questa, questo spettacolo appunto, eh, originale eh, molto, molto bello perché le musiche sono, eh, si intrecciano appunto con, con le immagini in maniera assolutamente eh, casuale, però raccontano effettivamente i, anche gli aspetti più segreti proprio della vita eh, dei parchi. Noi attraverso questo spettacolo contiamo appunto di eh, poter allargare in qualche modo le persone che possano conoscere questi territori meravigliosi e che sono alla fine la parte più importante, più, più preziosa diciamo, del, del territorio sardo e corso che a loro volta sono la parte più eh, preziosa, diciamo, del bacino mediterraneo e del, dell'intero pianeta. È una citazione di, una, di un famoso album di Stevie Wonder che si chiamava The Secret Life of Plants. E il, era un disco che mi piaceva molto da, da, da ragazzo. Sapevo che era la colonna sonora di un documentario sulla vita segreta delle piante. Quando mi è stata proposta questa idea di prendere in mano la direzione artistica, eh, la regia, ma chiamiamola direzione artistica perché io faccio il musicista, il compositore, il direttore di altre cose, però la mia passione per la fotografia nasce in quegli anni perché. Mi piace fotografare mi piace la fotografia da quando avevo 14-15 anni ed era una passione che ho sempre conservato, oltre alla musica. Quindi questo progetto che mischia cinema visionario, riprese ad alta definizione e riprese in elicottero, ma anche macrofotografie e macroimmagini dei parchi di... Di eh, Nord Sardegna e Corsica mi ha stimolato per fare un'opera multimediale eh, complessa, sì, ma che interagisce tra musica e immagine in maniera molto completa, come se fosse una grande partitura. Ed ora diamo la linea alla regia. C'è la pubblicità tra poco?